Chiudete gli audio delle persone, sentite tossire. Io vi ringrazio tutti e ringrazio soprattutto e ancora di più le persone che oggi hanno deciso di collegarsi insieme a noi per parlare di un asset che è un asset fondamentale nel nostro paese, per quanto dimenticato dagli interventi finora fatti dal governo. È un asset che potremmo metterci qui a parlare di quant'è il giro d'affari. Noi parliamo di giri d'affari da 100 miliardi, quanto sono state le perdite, che ammontano circa 24 miliardi. Potremmo parlare di cose che quasi sono ovvie con il fatto delle chiusure dei negozi, per cui della vendita a dettaglio, le perdite che ci sono state, di conseguenza le perdite sul fatturato e il fatto che noi abbiamo un tessuto legato alla moda, a quello che sono gli accessori, a tutto quello che è il mondo del lusso legato alla moda, che ovviamente è fatto in Italia da piccole medie imprese, piccole medie aziende che hanno e stanno subendo una grandissima ripercussione legata alla crisi legata al Covid, per quanto, se dobbiamo essere onesti, una serie di settori all'interno di quello della moda vengono da delle criticità già pregresse, proprio perché non è mai stata al centro, come dovrebbe essere, dell'agenda comunque del governo. E quello che noi qua vogliamo portare avanti, abbiamo portato avanti in emendamenti, ordini del giorno presentati a tutti e in tutti i provvedimenti, le persone che sono collegate penso lo sappiano bene, emendamenti che sono stati di fatto bocciati perché il governo ha scelto di fare interventi per il settore della moda uguali a tutti gli altri settori, per cui insomma si è potuto accedere alla cassa integrazione, per quanto poi sicuramente Confindustria ci può spiegare bene come le stesse aziende abbiano dovuto per più del 60% mettere avanti questa cassa integrazione che di fatto non arrivava nei tempi in cui doveva arrivare, ma non sono mai stati fatti dei provvedimenti ad hoc, non è mai stato preso questo settore indicato come settore strategico, quello che è, perché è il secondo asset del nostro paese e fatti interventi per cercare di tutelarlo, salvarlo in tutto quello che è la filiera, per cui parliamo ovviamente dalla produzione del tessile fino al grande marchio, fino alla distribuzione. Ricordiamoci che i grandi marchi poi vengono e fanno anche quelli stranieri tantissimo del loro prodotto in Italia, proprio per il nostro know-how, la nostra qualità. Io dico sempre, ovvio è che con il Covid chiudiamo Roma, quando si riapre tutto, Roma ripartirà perché non c'è un'altra Roma in giro per il mondo. Se noi perdiamo la qualità della gente che lavora per la nostra moda, perdiamo così il nostro know-how, non è che il giorno dopo possiamo ripartire, e questo lo dobbiamo difendere e tutelare. Dei provvedimenti che avevamo chiesto, su cui stiamo ancora lavorando, e ci piacerebbe che il governo, magari invece che passarli, poi non fare i decreti attuativi, come è successo per la questione del peso dei magazzini rispetto alla cassa, perché noi abbiamo tante aziende che erano aziende sane a fine 2019, poi si sono trovate con i magazzini pieni, le casse vuote, e ovviamente questo ha creato dei grandissimi problemi in quelli che erano i bilancio. Emendamento che ci viene passato, poi non vengono fatti i decreti attuativi, per cui è un po' una presa in giro. Stiamo lavorando sulla questione di entrate ponte da parte anche del pubblico, insieme a Cassa Depositi e Prestiti avevamo pensato in tutte quelle aziende che sono sotto i 50 milioni, per cui non riescono ad avere degli specifici interventi che oggi ci sono per quelle sopra i 50 milioni, delle entrate ponte di 3 a 5 anni per fare come ombrello di tutela alle nostre aziende che rischiano di essere razziate e portate via da fondi stranieri. E noi questo non possiamo assolutamente permettercelo. Abbiamo fatto una serie di emendamenti legati alla formazione,
all'e-commerce, alla digitalizzazione, alla tutela e protezione ovviamente di tutti i nostri creativi e artisti, perché per me veramente chi lavora, crea nella moda sono artisti. Non a caso, come sapete, io ho la delega alla cultura, dentro il Ministero si parla di moda e di design, anche di moda, perché la moda è cultura, noi siamo conosciuti nel mondo per la moda. Poi c'è tutta una questione ovviamente legata agli affitti, non si può trattare una boutique che è di Armani con gli stessi criteri per un fatto ovviamente di entrate, di incassi che ha rispetto a un altro tipo di negozio, per cui va parametrato tutto su un settore che ha un settore specifico e come tale va trattato. Infatti noi ora al Ristori, invece che fare come abbiamo fatto finora, emendamenti, faremo un pacchetto con un articolato ad hoc riguardante la moda e chiediamo che il governo, invece che perdersi in altre cose, cerchi di tutelare un asset che ha un valore enorme per il nostro paese, sia culturale che economico. Ma io ora passerei la parola agli ospiti che magari possono raccontarci in modo più specifico nel loro settore di stretto interesse quali sono le problematiche. Parto e vado in ordine per come ce le ho nello schermo qua, così. E partirei, poi magari vi presentate voi con Alessandro Varisco, per quanto penso che vi conosciamo tutti, però. Devi attivare l'audio. Devi schiacciare il bottone, te che No, schiacciare il me l'hanno bottone. disattivato. Buongiorno, buongiorno, scusate, spero mi Buongiorno. sentiate. Sono Alessandro Varisco, lavoro in Twinset, un'azienda che è basata a Carpi, e fondamentalmente vi volevo ringraziare per questa opportunità. Effettivamente condivido pienamente che il sistema moda è un sistema che fondamentalmente non rientra nei decreti che fino adesso abbiamo letto, non rientra assolutamente e c'è molta confusione. Le problematiche sono tante. Questa pandemia, che è comunque sicuramente una sciagura inaspettata, sta creando grossi problemi. Da un lato, logicamente, perché il divieto di assembramento fa sì che tocca soprattutto chi vende vestiti e quindi il nostro settore. Dall'altro, il paradigma che si sta vivendo oggi è un paradigma, secondo me, che cambierà completamente non solo i consumi, ma cambierà completamente l'approccio delle aziende. Fino a poco tempo fa, il nostro paradigma nel nostro settore erano i grossi che mangiavano i piccoli. Questa pandemia cambierà completamente l'atteggiamento e saranno quelli che veloci che mangeranno quelli lenti. Quindi, per non essere lenti e non rimanere lenti, le aziende hanno bisogno di investimenti in innovazione e tecnologia e fondamentalmente sarebbe per me importantissimo che le istituzioni dessero alle aziende la possibilità, con sgravi fiscali ed eventuali aiuti, per poter investire in quella innovazione che ci permetterebbe di rimanere al passo coi tempi. Anche perché, se guardiamo all'estero, in questo momento le aziende che hanno subito una perdita di fatturato, con percentuali più o meno sostanziose, ottengono tutte dei ricoveri. Il tema vero è che questo creerà una maggiore gap tra le aziende italiane e le aziende estere, perché fondamentalmente loro potranno continuare a progredire ed investire nell'innovazione, che è fondamentale, perché quando si parla di arte e di cultura, come la moda, e condivido, l'innovazione è parte fondamentale che va dall'innovazione digitale, ma anche all'innovazione che è quella dei tessuti, che è quella dei modelli, e quindi è tutta quella parte di campionari e di collezioni che poi fondamentalmente sono quelle che fanno i dettami della moda. Quindi noi avremo bisogno, da un lato, sicuramente da un punto di vista produttivo degli aiuti sull'innovazione, e dall'altro di preservare la filiera, perché al di là delle aziende grosse o piccole, al di là del fatto dei brand grandi o meno grandi, con una buona percezione o una percezione inferiore, come diceva giustamente lei, il tema vero è che la filiera è composta da tante parti. Noi possiamo avere anche i migliori stilisti del mondo, ma se gli stilisti non sono supportati da altrettanti modellisti, sarte e via dicendo, che possano interpretare quello che il designer ha in testa, noi fondamentalmente perderemo quello che è il nostro il valore
aggiunto è che è il fattore critico di successo che rende l'Italia ancora fulcro della produzione mondiale della moda. Questo lo dico perché fondamentalmente va capito che nel momento in cui anche tutta quella parte che è l'indotto, che produce, che fa modelleria, che fa sampling, se viene dismessa, non è come un computer plug and play che lo posso accendere e spegnere quando voglio, ma una volta dismessa perdo delle competenze che difficilmente farò, che difficilmente troverò e potrò riattivare. Quindi deve essere subito effettuato un intervento per preservare la filiera a monte affinché tutta la catena del valore della moda venga preservata. Da ultimo, poi mi taccio, per me è fondamentale anche capire che quando si hanno grandi aziende solitamente si hanno tanti anche numeri, tanti punti vendita. Il tema vero è che è stata lasciata la volontà tra landlord e affittuario il fatto di gestire la storia degli affitti. Non c'è mai stata una legge che potesse perlomeno far partire una contrattazione che fosse unica per tutti, quindi va molto sul potere dell'azienda stessa e quindi andiamo a perdere potere nei confronti del landlord e gli affitti fanno correre il rischio di chiudere molte boutique e quindi rivedere anche le strade delle nostre città metropolitane impoverite dal fatto che tante aziende sono chiuse. Faccio un esempio per tutti. A Milano, corso via Manzoni, è una via che è sempre stata vicino al quadrilatero, quindi vicino a Vittorio Emanuele, via della Spiga e via dicendo. Il tema vero è che si iniziano a vedere tutti i negozi che si chiudono e quindi molto probabilmente questa via perderà di significato, andando anche a ledere poi quelli che sono i proprietari di tali fondi e di tali negozi. Perciò, secondo me, gli interventi devono essere fatti ad ampio raggio e soprattutto in maniera veloce. Grazie. Grazie, grazie mille. E vedo subito dopo Cecilia Benetti. Così siamo sempre, buongiorno, siamo grazie a tutti. Zona. Quello che ha detto il dottor Varisco è verissimo, condivido in pieno. E teniamo presente che veramente noi siamo disperati proprio per il fatto che non abbiamo più gli artigiani, quindi quella gente che fa partire le aziende, la classica sarta, la modellista, se noi non abbiamo queste competenze le aziende non possono andare avanti. Però il nostro è un mondo che è fatto veramente di tanta gente che ci lavora dietro, oltre al fatto appunto di questa manodopera, è che purtroppo il nostro settore, a forza di essere chiuso, perché noi abbiamo a che fare con i negozi, è una macchina, un motore che se non si mette in moto non può funzionare, è una catena. Di conseguenza, se questo motore non parte, noi non sappiamo più a chi andare a vendere. Il problema fondamentale è quello. Quindi non ci stanno aiutando in nessun modo, perché comunque anche il fatto delle tasse lo trovo veramente ridicolo che non ci aiutino a bloccare anche le tasse, perché le aziende sono alla frutta, proprio detta così. Noi stiamo facendo il massimo, ma purtroppo non abbiamo aiuti e tutto l'indotto sta sparendo. Noi teniamo aperto perché abbiamo questa grossa responsabilità verso la gente che lavora da noi, però diventa difficoltoso. Se vogliono fare un ulteriore stop, chiusura totale, diventa veramente difficoltoso andare avanti, oltre a queste figure che non torneranno mai più, perché le sarte e tutto, le modelliste, tutto, anche chi vende i cartellini, chi fa cartellini, sta sparendo. Quindi condivido quello che dice il dottor Varisco e siamo tutti un po' su quell'onda lì, non c'è tanto da dire, ci servono degli aiuti concreti e veloci. Grazie. Dopo Cristiano Burani, ti presenti tu, che se no se ti presenti io sminuirei tutto quello che fai. Vai.
Metti l'audio però. Sì, ciao a tutti, anch'io vi ringrazio per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa, perché non capita molto spesso che una piccola realtà come la mia possa far sentire la sua voce a un audience così importante. Io sono uno stilista e sono anche un imprenditore, perché ho dato vita 10 anni fa ad una realtà sempre nella zona del Carpigiano che rappresentava un'eccellenza come distretto per la maglieria e per la confezione, ad una realtà produttiva, quindi dove noi non facciamo solo diciamo stile, ma confezioniamo i propri capi. E noi fra l'altro abbiamo anche vissuto nel 2012 il terremoto, quindi non siamo persone che si piangono addosso. Noi anche in quel tempo non abbiamo fatto un giorno di assenza dal lavoro. Mi ricordo andavamo a togliere da sotto i calcinacci le pezze perché dovevamo consegnare i campionari, per cui siamo gente molto laboriosa. Però io, che rappresento comunque forse la fetta più piccola degli imprenditori coinvolti, lancio un grido di allarme ancora più forte, perché noi che veramente siamo il nuovo Made in Italy, perché siamo giovani, non giovanissimi, perché abbiamo fatto tanti anni di esperienza presso aziende, vediamo il distretto morire. E noi che saremmo proprio quelli da cui ripartire, perché non siamo ancora, voglio dire, delle holding, siamo ancora come la moda è nata, quindi degli artigiani che hanno bisogno di collaboratori per realizzare i loro sogni, che poi comunque vendono, esportano. Abbiamo avuto una frenata che in un anno ha inciso in una maniera drammatica sui nostri conti, che non erano comunque così forti come appunto le aziende che ci sono da 30 anni. Per cui accanto a quello che hanno detto i miei colleghi, che è assolutamente veritiero, io porto questa testimonianza sul campo. Cioè noi abbiamo delle persone che stanno andando in pensione, che non vengono rimpiazzate da una forza lavoro che permette di dare vita ai nostri sogni, perché noi poi veramente facciamo abiti. E c'è un indotto sommerso che non si conosce, perché appunto se noi, voglio dire, marchi che comunque sfidiamo a Milano, siamo presenti nei migliori negozi all'estero, non veniamo ascoltati, immaginiamo tutti i laboratori che lavorano per noi, che sono magari familiari di generazioni e che non hanno comunque il turnover. Per cui io sento proprio la terra mancarmi sotto i piedi e non so cosa succederà fra i prossimi 6 mesi. Quindi l'entusiasmo, la determinazione è tantissima, ma ripeto, io in 10 anni di lavoro non ho avuto un finanziamento, non ho avuto un aiuto, nessuno si è mai preoccupato, ma appunto le cose stanno andando bene, quindi cioè, ci siamo sentiti comunque molto abbandonati. Quindi noi abbiamo tanta voglia di fare, ma siamo arrivati ad un punto che da soli non riusciamo a farcela. Grazie. Giuseppe Miroglio, che è azionista di riferimento del gruppo Miroglio. Sì, ciao Lucia. Ciao. Buongiorno a tutti, grazie mille per questa opportunità. Beh, intanto io anch'io riparto da quello che ha detto Alessandro, che sottoscrivo pienamente, anzi sembra quasi che, anche se non ci siamo amici, non ci siamo parlati, ma sembra che ci siamo messi d'accordo. Sul tema della filiera, pur essendo il nostro gruppo un gruppo che storicamente è stato, devo dire, uno forse dei protagonisti della manifattura in Italia nel tessile abbigliamento, negli ultimi anni il nostro gruppo si è spostato decisamente verso la distribuzione. Quindi sulla filiera, non perché per me non sia importante, anzi io adoro l'industria, ma visto che ci sono altre persone che possono parlare meglio di me, tralascerei un attimo questo punto. Mi soffermerei molto sul tema della distribuzione, perché come dicevo prima, oggi circa l'85% del nostro fatturato è fatto da retail, quasi tutto. Noi ahimè siamo un'azienda che esporta molto poco, quindi siamo dipendenti quasi esclusivamente nel mercato italiano, e abbiamo avuto un anno 2020 che è stato un anno disastroso, perché la nostra distribuzione è fatta in gran parte da centri commerciali, da negozi in centri commerciali. Parliamo di qualcosa come 700 punti vendita nei centri commerciali. Centri commerciali chiusi nei weekend. Il weekend rappresenta circa il 30% del fatturato della settimana, e quindi è una roba veramente devastante. Tra l'altro
io continuo a chiedermi perché la chiusura dei centri commerciali che porta ad assemblare la gente da altre parti, mentre magari una gestione più come dire, ordinata che è possibile fare dei centri commerciali si potrebbe, anzi potrebbe addirittura aiutare a decongestionare altri luoghi. Comunque al di là di questo aspetto, la distribuzione, poi c'è Gianluigi che è un maestro in quello, è una roba molto bella, però è anche molto rigida come costi, parliamo degli affitti, posti di lavoro che la distribuzione, grazie a aziende italiane, ma non solo, perché bisogna anche dare atto appunto a questo merito, a questo riguardo, a gruppi come Inditex, H&M, eccetera, che danno un sacco di posti di lavoro in Italia attraverso i loro punti vendita, e questi sono ovviamente però dei costi fissi molto, molto importanti. È vero che c'è stata la cassa integrazione, come dicevi tu prima, e quindi per il momento hanno in qualche maniera tamponato, però poi ci sono altri aspetti, come ha detto prima Alessandro, il tema degli affitti, che è un tema strutturale e non può essere ignorato, non soltanto nel momento dell'emergenza come questo, ma proprio strutturalmente non è possibile che ci sia una sproporzione di rischio imprenditoriale tra il conduttore, che peraltro è quello che dà i posti di lavoro, e il proprietario del centro commerciale o dell'immobile, che alla fine sì, può magari guadagnare un po' meno, ma però alla fine lui guadagna e noi ci perdiamo. Io, solo per dare un bruttissimo numero, noi l'anno scorso abbiamo bruciato di cassa per 100 milioni di euro. Questa era la cassa che mio padre, mio zio, mio nonno ci hanno lasciato in eredità, e noi l'abbiamo fortunatamente preservata in azienda, e in un anno ci siamo giocati 100 milioni di euro. Quindi secondo me il tema della distribuzione è un tema proprio che va affrontato sia nel tema dell'emergenza che in maniera strutturale. Poi, se mi consentite ancora soltanto un ultimo accenno, riprendo un altro tema che ha toccato Alessandro, quello dell'innovazione. A me sta particolarmente a cuore, perché io, al di là di essere azionista del gruppo, mi sono anche molto occupato e ho investito anche in startup, sono molto molto affascinato dall'innovazione, dalle startup. Però devo dire che vedo un grande interesse anche dal punto di vista di investimenti, di finanziamenti al mondo delle startup. Io lo chiamo anche un po' ogni tanto il magico mondo delle startup. Anche CDP ha fatto recentemente, no, un veicolo per sostenere le startup. Tutto bene, però ricordiamoci che nella maggior parte dei casi le startup sono modelli di business che non sono sostenibili, che bruciano cassa in maniera pazzesca, che fanno arricchire il mondo della finanza e non certamente il mondo industriale, che per certi versi rappresentano una sorta di concorrenza sleale per la parte invece tradizionale. Dall'altra parte, per carità, io sono un amante delle startup e ritengo che abbiano un ruolo fondamentale in innovazione, ma allora mi chiedo perché non si possono fare degli interventi di, in qualche maniera, finanziamento, di sostegno alle aziende tradizionali per innovare anche attraverso le start-up, quindi magari facendo accordi con enti già esistenti, con soggetti già esistenti, o addirittura promuovere la nascita di venture capital all'interno delle aziende o di start-up all'interno delle aziende, per promuovere, per citare sempre Varisco, Alessandro, quello che tu hai fatto bellissimo nel renting, che è stata un'iniziativa straordinaria, no? E ecco, secondo me è quella l'innovazione che dovrebbe essere non a servizio della finanza, ma a servizio dell'innovazione dell'industria, se no tra un po' ci troveremo che è tutto legato a un mondo finanziario non sostenibile, ripeto, economicamente, perché io vedo i conti economici della maggior parte delle startup e continuano a bruciare cassa, ma proprio tanti, e semplicemente continuano ad andare avanti grazie a aumenti di capitale, nuovi finanziamenti, però ci si passa il cerino e poi a un certo punto però la bolla scoppia. Quindi detto questo, io mi taccio e sono a disposizione. Grazie. Grazie. Gianluigi Cimmino, Adia Mamai e Carpisa. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità e grazie alla testimonianza dei colleghi che mi hanno preceduto,
questa testimonianza posso aggiungere poco, perché sono temi appunto trattati da noi nel quotidiano e quindi ampiamente condivisi. Io vi parlo da Nola, dall'Interporto di Nola, realtà che il senatore Salvini conosce bene. Oggi sono a Nola, questa sera sarò a Gallarate, quindi io dico sempre ho il privilegio di vivere le mie giornate su due fronti molto diversi, quello del nord di Gallarate con Yamamai e quello dell'Interporto di Nola con Carpisa. E vi parlo dalla sede di un'azienda che pre-pandemia era leader assoluta di mercato a livello europeo, in particolare nel settore della valigeria. Quindi è un'azienda di una vita relativamente giovane, perché noi siamo nati nel 2001, ma un caso di assoluta eccellenza, che dalla pandemia è stata praticamente colpita nelle gambe, perché noi abbiamo perso il 40% di fatturato secco proprio nel mondo della valigeria. E far capire quindi all'interlocutore, al governo, che noi siamo in effetti turismo, quindi noi dovremmo rientrare nella categoria del turismo, perché siamo stati colpiti come può essere colpita una compagnia aerea o una catena di alberghi, è una missione, diciamo, impossibile, è stata una missione impossibile. Ma vengo a quelli che sono i temi che secondo me sono più urgenti, che posso aggiungere rispetto alle considerazioni fatte dai colleghi. Allora, per innovare servono logicamente capitali. Noi come Miroglio e come gruppi molto più importanti dei nostri abbiamo bruciato cassa, nel nostro caso abbiamo bruciato capitali di 20 anni di fatica, e quindi siamo dovuti indebitare. Ci siamo tutti indebitati attraverso lo strumento SACE, che è uno strumento che chiaramente ha messo anche le banche in una condizione, diciamo, di sicurezza, ma ci mette in una condizione di profonda insicurezza verso il nostro futuro, perché l'indebitamento SACE presuppone dei piani che sono dei piani ormai irrealizzabili, perché il rientro doveva incominciare dal 2021 e noi sappiamo ormai, se guardiamo anche altri paesi tipo la Germania, dove effettivamente i piani vengono fatti dal 2023, sappiamo che 2021 e 2022 sono già anni compromessi. Quindi questa durata di questi finanziamenti andrebbe immediatamente prolungata almeno a 10-15 anni. Cioè, noi dobbiamo avere dei tempi di rientro di questi debiti che siano dei tempi compatibili con la crescita delle aziende, con una crescita sana, altrimenti lavoreremo per pagare i debiti, ma moriremo perché non avremo capitali da investire per la crescita e probabilmente saremo preda per aziende tedesche, non voglio dire cinesi o indiane. Il secondo punto è quello degli affitti, sul quale avete logicamente detto tutto, perché tra l'altro ci porta via anche giornate di lavoro, perché gran parte delle nostre giornate sono di dialogo con questi rappresentanti di questi gruppi, che per il 90% delle volte sono stranieri, che quindi non so se non capiscono o evidentemente hanno interesse a non capire, e ci sarà qualcosa che poi vedremo tra qualche mese. Però è un interlocutore sordo. Allora, sugli affitti il governo dovrebbe intervenire per rivedere i rapporti tra le parti, anche senza cacciare soldi, perché sugli affitti si potrebbe fare quello che è stato fatto con SACE, magari utilizzando Cassa Depositi e Prestiti, cioè dando una garanzia ai proprietari. I proprietari con questa garanzia potrebbero scontare l'affitto di un anno, di due anni, e dare la possibilità a noi inquilini commerciali di dilazionare questo debito in un tempo, diciamo, ragionevole, che noi sappiamo essere perlomeno fino alla seconda metà del 2021. Quindi intervento fattibile se c'è assolutamente la buona volontà. Chiudo con il discorso dei centri commerciali, quindi mi trovo assolutamente d'accordo con Giuseppe Miroglio, per noi è paradossale assistere a questi assembramenti creati ad arte nelle città per chiudere i centri commerciali che potrebbero essere controllati e vigilati. Però c'è un dato che è sconvolgente, che tutti quanti abbiamo davanti agli occhi, noi che dovremmo rappresentare, diciamo, l'impresa e il capitale. Questo governo che è di sinistra, che tutela soltanto i grandi capitali e tutela soltanto i grandi capitali esteri, perché noi abbiamo una grande distribuzione che comunque è cresciuta. Noi abbiamo dei dati di dicembre della grande distribuzione organizzata, che attraverso la chiusura delle gallerie e l'apertura degli iper, che vendono non soltanto prodotti alimentari, è cresciuta di un 7-8%. E poi un punto affrontato più volte con il senatore Salvini: se noi chiudiamo i negozi
ma lasciamo aperti i marketplace dove la maggior parte di noi trova, diciamo, posizionamento, ma dove nessuno di noi guadagna, perché come per le startup anche il marketplace cresce con una logica di market share, quindi di quote di mercato, ma non di margine, non di profitto sano come facciamo noi dalla mattina alla sera nelle aziende. Se li lasciamo operare senza delle regole, se li lasciamo operare senza questa web tax di cui si parla ma che nessuno fa, allora noi moriremo anche sul fronte e-commerce, perché il nostro e-commerce va finanziato, nel nostro e-commerce pochissimi di noi guadagnano e va sostenuto. Quindi è proprio paradossale vedere che alla fine questo governo di sinistra aiuta i grandi capitali che vengono da fuori. Grazie. Grazie. Ora Marino Vago, che è il presidente di Sistema Moda Italia Confindustria. Grazie mille. Grazie. Abbiamo sentito diverse aziende, tra cui Miroglio e anche Yamamai, che sono nostri associati, alcuni, Gianluigi lo saluto, abbiamo delle conoscenze comuni molto vicine, quindi posso dire veramente di essere a casa. Approfitto prima per portare i saluti del nostro presidente di Confindustria Moda, Cirillo Marcolin, che oggi non ha potuto partecipare e di cui devo invece fare le vesti. E a tutto il caglione di doleanze che abbiamo sentito è difficile aggiungere ancora qualcosa. Io vorrei quindi sottolineare e portare all'attenzione sia del senatore Salvini che dell'onorevole Borgonzoli, che ringrazio per aver organizzato questa conferenza stampa, per due motivi. Uno, il titolo, moda settore strategico. E l'altro, quella che si vede nella slide alle loro spalle, anche se in questo momento non è inquadrata, un'eccellenza da salvare. Ecco, direi che con la pandemia è arrivato, i nodi sono arrivati a pettine di una mancata scelta strategica del paese Italia, che non ha considerato la seconda manifattura del paese come un asset strategico per far crescere il PIL nazionale, far crescere il benessere, e dimenticandolo completamente nelle sue, come posso dire, strategie di investimento. Io mi domando e dico come si possa dimenticare un settore che porta a casa la metà dell'avanzo della bilancia commerciale, 28 miliardi di euro di saldo attivo, che sono pari alla metà dell'attivo della nostra bilancia commerciale, è fatta dal settore della moda. Ecco, aver trascurato nel passato e non lavorare da subito per il futuro, credo che sia un errore strategico di enorme, veramente incredibile. Sono stati trattati moltissimi temi, dalla formazione. La nostra associazione ha fatto uno studio preciso sulle necessità, però anche qui bisogna avere la chiarezza di far capire che molte delle professionalità che ci sono nella filiera e che sono state descritte hanno un valore proprio umano di competenze, di capacità e anche di reddito. Io potrei chiedere ai colleghi cosa guadagna una modellista e cosa prende invece magari un laureato in eventi o qualche altra bagianata del genere, senza voler offendere nessuno, però per rendere, far capire come le cose concrete hanno un valore. Abbiamo fatto degli errori nel passato. Siamo in una crisi gravissima perché il settore della moda è quello che ha subito di più come settore industriale, assieme al turismo, il calo della produzione industriale. Siamo intorno a una media abbondante del 30%, quindi necessita sicuramente degli interventi ad hoc. Interventi ad hoc che devono essere strutturati per le diverse componenti del nostro sistema, perché emerge chiaramente che in una filiera così lunga, che parte dalle materie prime e arriva al prodotto finito, abbiamo una media di aziende che vuol dire 10 dipendenti per azienda, però abbiamo dei grandi gruppi che si affacciano al panorama internazionale e abbiamo le piccole aziende con pochi dipendenti, ma che sono un valore, una cultura, un know-how. Abbiamo bisogno partire da subito, da quest'anno che sarà ancora un anno orribile per il nostro settore, è meglio dirselo da subito, a mettere le basi per poter affrontare quel cambiamento che la nostra filiera produttiva dovrà affrontare nei prossimi 3 anni. Abbiamo fatto un interessante studio che presenteremo al governo e a tutti quelli che vorranno poi
seguirci, su come evolverà la catena di fornitura. I brand più importanti del mondo guardano con grandissima preoccupazione all'evoluzione del nostro sistema produttivo, perché ricordiamoci che la filiera del lusso è per almeno il 30% ubicata in Italia. Non possiamo permetterci di disperdere un patrimonio così importante, così trasversale, così di immagine per il nostro paese. Quindi bisogna iniziare a lavorare da subito per il futuro con piani differenziati tra le grandi aziende e le piccole aziende. Sono, purtroppo hanno esigenze diverse che però vanno coordinate e vanno aiutate entrambi. Quindi poi ci sono alcune cose semplici. Uno degli aspetti più importanti che vengono affrontati oggi sono quelli della sostenibilità e del riciclo. Potrebbe essere un altro fattore vincente per la nostra filiera. Sulla sostenibilità sicuramente la capacità produttiva del nostro paese è all'avanguardia nel mondo. Perché? Ma non perché siamo più bravi, siamo stati lungimiranti o quant'altro, perché siamo stati costretti. L'industria tessile occidentale, quella parte della moda in generale, quella italiana in particolare, ha dovuto fare di necessità virtù. Mi spiego meglio. Con la delocalizzazione con la globalizzazione ha dovuto spostarsi verso mercati più evoluti, con prodotti di maggior qualità, con contenuti diversi, e quindi ha affrontato tutti i temi legati alla sostenibilità prima degli altri. Questo può darci un fattore competitivo importante. Però su questi aspetti dobbiamo essere supportati. Non esiste sostenibilità se non c'è tracciabilità dei prodotti. Perché non facciamo quello che abbiamo proposto più volte, di dare un'informazione nell'interesse del consumatore sulla tracciabilità dei prodotti? Poi il consumatore è sufficientemente evoluto e sempre più informato per poter decidere quale tipologia di prodotto comprare e a quale prodotto rivolgersi. Se c'è questo desiderio, se c'è questa volontà che tutti gli stilisti che rincorrono, come abbiamo sentito anche prima, è un aspetto fondamentale che potrebbe, in cui tutta la nostra filiera potrebbe essere aiutata. La cosa positiva, ribadisco, è che finalmente il secondo settore manifatturiero italiano, che è un'eccellenza, viene portato alla ribalta. Di questo devo ringraziare per questa iniziativa. Grazie. Grazie a voi, grazie a lei che ha partecipato. Matteo? Ma sono io che ringrazio e non aggiungo a chi più competente di me chiede interventi, innovazione, prolungamento dei tempi per rientrare di quello che altrimenti rischia di essere la morte di migliaia di aziende. Una riflessione che abbraccia la mattinata di stamattina e la mattinata di ieri con due industrie italiane, perché qualcuno non le considera tali, con due industrie d'eccellenza che sono il turismo e la moda, che per troppi governi sono di serie B e arrivano dopo i titoli di coda. Io pensavo alla scelta che abbiamo fatto invece in Regione Lombardia, dove è stato istituito un assessorato ad hoc proprio moda e turismo, perché non sono due vezzi di cui ci si ricorda in occasione delle sfilate e in occasione della settimana bianca, sono due pilastri per l'economia, per la bilancia commerciale e per la ripartenza del nostro paese. Quindi ipotizzare, io non so che cosa succederà nelle prossime ore, chi entra e chi esce dal centro commerciale fra Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, io spero che rimangano tutti fuori e che il centro commerciale abbia nuove aziende, nuovi clienti e nuovo fatturato, perché altrimenti non andiamo lontani. Però il nostro impegno rimane agli atti, è che per evitare che ci si confronti su quello che poteva essere ma non fu, ci sia, ripeto, sul modello di Regione Lombardia un ministero ad hoc dedicato a moda e turismo, perché altrimenti, io chiedevo a Lucia, ci sono pezzettini di moda al Mise, pezzettini di moda al MIBACT, pezzettini di moda al Ministero del Lavoro, non ci possono essere pezzettini, perché quando ci sono pezzettini non c'è una visione d'insieme,
non c'è un quadro. Poi alcuni spunti io me li sono segnati sulla tutela del Made In, sulle start-up, sulla valorizzazione delle professionalità. Aggiungo una riflessione anche su una revisione del sistema scolastico e formativo italiano che rimetta al centro alcuni settori che riguardano il nostro artigianato e le nostre eccellenze e le nostre bellezze. Lo dice uno che ha fatto il liceo classico prima e scienze politiche poi. Diciamo che la ripartenza non passa esattamente attraverso questi canali, mi sento di poter dire. Quindi un ministero unico che si occupi di moda e turismo, che vanno insieme per quello che mi riguarda, perché sono l'eccellenza italiana, la bellezza e l'arte nel mondo. E poi nell'immediato, oggi metà gennaio, oggi cos'è, il 13, siamo al 13 gennaio, stiamo studiando l'ennesima bozza di recovery plan, lo dico anche agli amici di Confindustria che giustamente lamentano come noi peraltro di non essere stati minimamente ascoltati e coinvolti, perché noi possiamo commentare le bozze, lo dico anche ai tanti giornali di settore che sono collegati e li ringrazio da tutta Italia, ci sono collegati imprenditori, esercenti, distributori, lo diceva Varisco all'inizio, il problema non è solo il marchio, il brand, il problema è il negozio, perché tu puoi avere il prodotto migliore al mondo, ma se ti chiudono il canale distributivo, il prodotto migliore al mondo ti rimane in magazzino, anzi ci paghi pure le tasse, quindi ringrazio coloro che daranno voce a questo. Poi adesso rispondo ai giornalisti che, senza essere uno scienziato, immagino non mi chiedano qualcosa sul brand o sui centri commerciali o sui rimborsi SACE, ma temo che saranno più vicini al dibattito Conte, Renzi, Grillo, Zingaretti. Noi però, mi piacerebbe, ne do in carico a Lucia, che punto per punto analizzassimo il recovery plan, che ricordo a me stesso in primis, sono soldi per i 2/3 in prestito e quindi i prestiti vanno restituiti, da rendicontare entro il 2026 e da restituire entro il 2056. Quindi vuol dire che c'è, se fosse un piano aziendale, 35 anni di business plan e quindi vanno ben spesi. Stamattina ho incontrato i rappresentanti del mondo dell'agricoltura che mi hanno scioccato, perché mi hanno detto che sui 209 miliardi, sempre sulla carta, all'agricoltura sostenibile, quindi a 1 milione di lavoratori di un altro settore strategico italiano, ne hanno destinati ben 1,8. Quindi capite che 1,8 miliardi su 209, calcolando che i fondi europei pre-Covid della politica agricola comune erano di 3 miliardi, quindi cornuti e mazziati, nel senso che il Covid ha portato loro in dote, e stiamo parlando di un settore altrettanto strategico per l'Italia, un taglio di più di 1 miliardo. Quindi se questi sono i rudimenti del recovery, andiamo in pellegrinaggio da Padre Pio, per quello che riguarda la moda, invece al lavoro, azienda per azienda, negozio per negozio, marchio per marchio, e ritorno a Cimino e mi taccio e poi rispondo alle domande, con un'attenzione particolare al lavoro in presenza e non alla vita a distanza. Perché è chiaro che se chiudi le gallerie commerciali, i negozi in centro, i centri commerciali e ti dedichi solo ad Amazon, giusto per non fare nomi e cognomi, lasci morti e feriti sul campo, perché poi qualcuno detta legge, detta prezzi, detta mode. Mi riascolterò la ballata della moda di Luigi Tenco, dove prima si beveva tutti acqua blu e poi calzoni a pois. E quindi vi ringrazio per il tempo, che conto sia ben speso e ben investito. Se ci sono domande sulla moda rispondo, se ci sono domande sulla crisi di governo meno volentieri. Lo so, ci tocca. Io faccio la parte. Oggi no, è d'obbligo purtroppo sulla crisi, visto il momento. Certo, ci mancherebbe altro. Allora, io ho due domande. Una riguarda gli ultimi sondaggi di SVG proprio di questa mattina, che danno un centrodestra ampiamente vittorioso eventualmente alle elezioni. Quindi mi chiedevo se questo può essere un freno, un deterrente ad andare al voto. Seconda domanda invece riguarda, ecco, alle 5 forse le ministre dovrebbero ritirarsi. Quindi nel caso in cui si naufragasse questo governo, lei crede ci sia ancora la possibilità,
O si esclude totalmente un governo di emergenza guidato da Draghi o dalla Cartabia, pare ieri sia salita dal colle, insomma, che evoluzione ci può essere? Innanzitutto esprimo vergogna, rabbia e disgusto per lo squallido teatrino che PD, 5 Stelle, Renzi, Di Maio, Conte, Zingaretti stanno offrendo agli italiani in un momento così difficile. Secondo, noi siamo pronti, non ai minestroni, non mi interessa, vedo che Grillo per disperazione dice tutti dentro, tutti partiti dentro, cioè, siamo passati dalla rivoluzione 5 Stelle al governo Conte Mastella, quindi io con certa gente non posso avere niente a che fare evidentemente. Su 5 punti precisi io penso che un'alternativa in Parlamento ci possa essere e sia nostro dovere offrirla agli italiani. E quando parlo di 5 punti precisi parlo di 5 riforme da fare nell'arco di pochissimo tempo: salute, lavoro e imprese, scuola, infrastrutture e giustizia. Sono 5 temi su cui rilanciare il Paese. Io penso che nei due rami del Parlamento una maggioranza che metta al centro il rilancio del Paese, le imprese, la scuola, i giovani, il diritto alla salute, una riforma della giustizia e della burocrazia, con il centrodestra a farne da guida, sia la soluzione migliore. Sempre che ovviamente non ci siano le elezioni, che in qualunque democrazia sono la via maestra. Io ricordo a me stesso che più della metà dei paesi europei andranno a elezioni in questo 2021, quindi non saremmo da soli. Lo diceva lei, qual è il problema? Che stando a tutti i sondaggi la Lega continua a essere il primo partito e il centrodestra vincerebbe le elezioni. Mi domando se questo sia un collante necessario. Su questo è nato il governo Conte-Renzi, che è miseramente naufragato dopo un anno senza lasciare traccia di sé. Se nascerà il governo Conte-Mastella, appunto, per tenere fuori la Lega e il centrodestra e rimandare l'appuntamento con gli italiani, sarebbe squallido. Noi siamo pronti. Noi siamo pronti e, come vedete, non fermiamo i nostri lavori concreti, passando dal turismo all'agricoltura, alla moda, alle infrastrutture. Settimana prossima presenteremo il nostro piano di taglio della burocrazia, perché i fondi europei devono essere rendicontati entro il 2026, con i procedimenti burocratici che prevedono 23 passaggi prima di partire quei lavori. È chiaro che rendicontare dei cantieri entro il 2026 è assolutamente impensabile. Detto questo, vi saluto perché vado a pranzo con Grillo e Mastella. No, mi spiace. No, chi c'è? A posto, a posto. Grazie a chi è ancora collegato. Boom, 12:25.